degli italiani nel mondo. Complimenti, se mi stai ascoltando vuol dire che sei collegato a Radio Free Station, ma puoi fare di più. Dillo anche ai tuoi amici e falli ascoltare Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. E buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. È andata via Roberta ed è arrivata Giulia. Giulia, ne parliamo poi, ve la presento poi dopo, vi farò ascoltare la sua voce dopo, perché prima di presentarvi Giulia io voglio farvi ascoltare una voce che sicuramente riconoscerete, Antonio Mecca. Antonio, tu ci sei? Buonasera, da molto tempo che non ci sentiamo, chiaramente perché abbiamo sospeso il nostro programma che abbiamo iniziato a marzo e riprenderemo a settembre. Comunque sono qui con voi dalla Svizzera in diretta. In diretta dalla Svizzera. E sentiamo invece se la nostra Giulia è qui con noi. Giulia? Ciao, Mercilla, sì, sono qui. Sei qui con... Tutto bene. So che stavi ascoltando la nostra radio, quindi sicuramente sei entrata già un pochino nel mio salotto, nel salotto di Mirtilla. Mi sono accomodata, grazie. Ti sei accomodata e questa qui è la cosa principale, no? Io vorrei parlare un pochino di te, cioè nel senso tu sei italiana se non vado errata, vero? Sì, io sono italiana, però vivo all'estero da molti anni. Diciamo che ho lasciato l'Italia quando avevo 19 anni e poi ho trascorso 2 anni in Inghilterra e in seguito mi sono trasferita in Francia, dove vivo tuttora, e sono 14 anni che sono in Francia. E come mai hai lasciato l'Italia? Io, sai, come tutti i giovani ero un po'... avevo voglia di conoscere il mondo, ero curiosa, avevo tante idee, volevo fare tante cose, sai, un po' spensierata, un po' pazza anche. E sono andata dapprima in Inghilterra perché avevo studiato l'inglese a scuola, quindi per me l'Inghilterra era proprio la prima meta. E poi ho conosciuto tanti francesi e poi insieme a loro ho iniziato ad amare la Francia, la loro cultura, e mi sono trasferita in Francia, anche se in realtà non parla una sola parola di francese, quindi è stato molto... Volevo fare una domanda, se possibile. Certo. Dunque, tu a 19 anni sei partita così senza un programma preciso di lavoro, di quello che avresti dovuto fare, quindi sei partita all'avventura in pratica. Io sì, te l'ho detto, ero un pochino pazza, poi sono diventata un po' più saggia con l'età, sono partita all'avventura, sì, come si dice. No, questo giusto per aprire e chiudere subito velocemente una parentesi, tu potrai dare atto di quello che sto dicendo, non è giusto partire così all'improvviso, è meglio programmare le cose, perché... Dimmi tu cosa è successo quando ti sei trovata in Inghilterra, se non c'avevi qualcuno che ti aiutava. Io come dici tu consiglio di bene di preparare il proprio viaggio, di fare una buona programmazione. Io partì all'avventura, sapevo dove avrei vissuto, dove avrei dormito, insomma avevo un alloggio, e poi quando arrivai lì cercai un lavoro e comunque sì, non, io preferirei, sarebbe meglio oggi programmare un po' meglio le cose di come avevo fatto io. E infatti questo volevo chiederti, in quanto tempo hai trovato un lavoro visto che sei partita così? All'incirca? Quanto tempo sei stata, Giulia, per riuscire a trovare un lavoro in Inghilterra, partendo così all'improvviso? In Inghilterra a quell'epoca era molto più semplice di oggi. Ah, ok, diciamo benissimo. Diciamo che lo trovai nel giro di una settimana, avevo già un lavoro e avevo già iniziato a lavorare. Ah, ok, benissimo, quindi tu sei tra le persone fortunate, insomma. In ogni caso, è un'esperienza che hai fatto, che puoi raccontare un po' a tutti quanti, e mi sembra che hai parlato anche di queste esperienze nel libro che tu hai scritto. Parlo della Francia, sì. Il libro è ambientato in Francia, nel sud, nella città di Cannes, dove vivo da diversi anni. Ho capito. In ogni caso, tu ci devi dire quello che ti senti di dire, non devi forzare quello che non vuoi dire, perché penso che sia la seconda o la terza volta che sei in un'emittente al pubblico e di conseguenza
devi ancora fare il tuo rodaggio da questo punto di vista, perché a parlare con gli amici, a parlare con la gente direttamente, si ha un'emozione diversa da quella che hai in questo momento, penso, perché io sento la tua voce leggermente vibrante, ma è giusto che sia così, perché questo è segno che ti che rendi c'è conto cuore, che è importante che c'è dialogare. Cuore, certo, che c'è un cuore dentro, e quindi questo è molto importante, Giulia. Senti un pochettino, è vero che si sente quando il cuore, io quando sono in diretta con delle persone importanti, no? Perché per me tu lo sei importante, così come lo è Antonio, logicamente è certo che lo sei, perché il mio cuore comincia a battere forte e dire state ferma, altrimenti qua mi viene un infarto. E quindi si sente praticamente l'emozione, e da parte mia, addirittura una volta mi sono messa a piangere in diretta. Per una lettera che era stata inviata ad una cantante che aveva perso la sorella, un nostro ascoltatore mi aveva mandato una lettera da leggere, io non sono riuscita ad arrivare alla fine perché sono scoppiata a piangere in diretta. E il bello della diretta è anche questo, Giulia, cioè mostrare le proprie emozioni e non cercare di nasconderle. Tu hai scritto un romanzo, in poche parole, però l'hai scritto da grande. L'ho scritto l'anno scorso, quindi sì, all'età di 34 anni. Sì. E come mai ti è venuta voglia di scrivere questo romanzo? Ci avevi pensato già in precedenza? È una storia che hai voluto comunque far conoscere agli altri? È una tua autobiografia, e quindi hai voluto far conoscere qualcosa che è successo a te, o cosa? Allora, in realtà no, non è per niente un'autobiografia, anche se comunque gli elementi autobiografici ci sono, perché la storia si svolge a Cannes, dove io vivo, la protagonista è una ragazza italiana, una bimba piccola, quindi gli elementi autobiografici ci sono, però in realtà no, la storia è del tutto inventata. Io ho una grande passione per la scrittura che dura da una vita, io sono nata, penso, nello stesso momento di questa passione, siamo nate insieme. E ho sempre desiderato riuscire a scrivere qualcosa e magari riuscire a pubblicarlo, e diciamo che la grande opportunità è arrivata adesso, però ci provo da anni a scrivere, a tanti editori, ed è appunto con questo romanzo che sono riuscita ad avere un'opportunità. Quindi per dire che la passione per la scrittura non è affatto recente, non è nata con questo romanzo, anzi è là da molto tempo. Senti, ma tu oltre a scrivere lavori anche? Sì, io lavoro. Sì. E riesci a trovare il tempo per dedicarti a questi tuoi romanzi? Il tempo per le cose che piacciono si trova sempre, comunque è vero che non è facile. Scrivo la sera, inizio a scrivere la sera, e a volte poi si fa notte tarda. Comunque, quando hai una passione, penso che ti diverti così tanto che ci metti il cuore, non vedi il tempo passare, non senti la stanchezza. Comunque, sai, come tutte le donne che lavorano e che hanno una famiglia, poi bisogna cercare quel poco tempo libero che hai, e per me questo tempo libero arriva la sera. Certamente. Quindi in pratica ogni sera, mi sentite? Sì, perfettamente. Stavo dicendo, quindi ogni sera, anziché guardare la televisione, ti metti a scrivere, ed è giusto che ti fai un resoconto di quello che è successo, di quello che avresti immaginato che poteva succedere. Di conseguenza, volevo fare una domanda veloce a questo punto, perché ci conosciamo così in diretta, io non sono tanto preparato sul tutto, e quindi è proprio una vera diretta in questo caso. Volevo chiederti, in pratica questo qui è il primo libro che tu hai scritto? Non è il primo che ho scritto, ma è il primo che è stato pubblicato. Ah, ok, benissimo. Però qui in pratica si parla di autobiografia, non è un romanzo, perché se parliamo di romanzo c'è una cosa ben diversa. Io il tuo libro, ripeto, non l'ho letto, quindi ti sto chiedendo per far capire anche al pubblico eventualmente. Sì, infatti, Antonio. No, è proprio un romanzo, è una storia inventata, è una storia, la storia di una ragazza, ci sono diverse vicende che si svolgono. C'è qualche elemento autobiografico, ma come penso in ogni romanzo, penso che ogni scrittore mette sempre qualcosa di sé nel suo lavoro.
Chiaro, benissimo. Conosco bene la città di volevo sapere questo particolare perché è importante che lo sappiano anche gli ascoltatori, perché è giusto in questo momento comprendere le tue capacità nel dialogo stesso, però per vedere questo dovrebbero comprarlo il libro, e potresti dirci eventualmente dove lo troverebbero, qual è la casa editrice? La casa editrice è italiana e si trova a Verona, è la Betelgeuse. Quindi il libro si può trovare in Italia in varie librerie, su vari siti come Amazon per esempio, che spedisce in tutti i paesi esteri, e ovviamente sul sito della casa editrice Betelgeuse. Certamente. Ma di conseguenza è venduto anche all'estero? Ovviamente sì, si può trovare anche all'estero, e tra l'altro se ne sta parlando abbastanza anche all'estero, quindi si può ordinare tranquillamente su Amazon Italia. Ascolta, una domanda. In uno praticamente dei primi paragrafi del libro si legge: svegliati, ma che sei morto? Nulla, quel corpo inerte non reagiva. Peggio per lui, dopo tutto, volevo fargli quella cosa che non accettavo mai di fare. Di che cosa si tratta, Giulia? Quella cosa che non accettava mai di fare. Certo. Bisogna leggere il libro per sapere cos'è, non ve la dico. Ai 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 ai. Fa rimanere con la curiosità di comprare il libro, in pratica. Allora, quanto Antonio, bravo. Lo diciamo ai nostri ascoltatori, quindi adesso vediamo, io lo ripeto così almeno chi sta ascoltando, almeno per curiosità, no? Dice, ma che cos'è che bisogna dare? Allora, in pratica la nostra Giulia scrive: svegliati, ma che sei morto? Nulla, quel corpo inerte non reagiva. Peggio per lui, dopo tutto. Volevo fargli quella cosa che non accettavo mai di fare. E a me vengono in mente tante cose. Vabbè, in questo caso diciamo che inizia a vacillare la fantasia di qualsiasi persona a seconda di come interpreta queste parole stesse. Certo, però è certo. Sicuro che bisognerebbe leggere il libro in pratica, perché da quello che capisco è un libro molto particolare, è molto attento ai particolari del dialogo stesso in pratica. Certamente. Senti, una domanda volevo farti. In pratica, questo libro, noi abbiamo detto, ho parlato di libri, di tutto, però non abbiamo detto il titolo di questo libro. Ce lo vuoi dire te? No, ho dimenticato il titolo. È la cosa più importante, che compriamo? Senti, il titolo si chiama Yes, She Can. Scritto come la città di Cannes, che ovviamente è stato ripreso dalla frase di Barack Obama, dal presidente degli Stati Uniti, Yes We Can, e l'ho trasformata Yes She Can, proprio perché appunto lei vive a Cannes, e è un modo per incoraggiare la protagonista, perché lei poi ha un progetto abbastanza difficile da realizzare, quindi cerco di incoraggiarla dicendo: sì, ce la puoi fare, vai, Yes She Can. Mi chiedo scusa, se si chiama Yes She Can oppure Yes She Cannes? Questa è una domanda. Cannes proprio come la città della Francia. Cannes, quindi. Che nella pronuncia può significare sì, lei può, in pratica, con la pronuncia, in un certo senso. La pronuncia infatti significa lei può, però è scritto con il nome della città del sud della Francia, dove chissà è tanto famosa per il Festival del Film internazionale. Attualmente dove vivi in Francia? Come, scusa Antonio? In quale zona della Francia vivi? Io appunto vivo a Cannes, nel sud, sulla Costa Azzurra. Ah, ecco perché quindi hai abbinato queste cose qui, perché in pratica ci vivi e senti l'ebbrezza della Costa Azzurra, che tutti dicono: la Costa Azzurra dove si trova? In Italia oppure in Francia? Dove si trova? Comincia un pezzettino anche dall'Italia, dai. Infatti. Ma tanto è vero che prima era Italia lì. Sì, infatti. Sentiamo vedere nella storia, era Italia prima. Certo. Sapete che prima a un certo punto il Piemonte l'ha venduta alla Francia, quella zona, per motivi suoi, in pratica. Vabbè. Segni un pochino, Giulia, ci vuoi parlare di questa Manuela Mattei, che sarebbe la protagonista del tuo libro? Sì, Manuela Mattei è una donna italiana, ha quasi una quarantina d'anni,
Lei è romana, però si è trasferita a Cannes quando ha incontrato suo marito, l'aveva incontrato in Italia, suo marito è francese, anzi no, dirò di più, il suo ex marito, perché Emanuele è da poco divorziata. Quindi le sue avventure si svolgono appunto in questa città, la città di Cannes, e lei deve affrontare da sola una nuova vita, una vita da mamma single, una vita da donna che deve cercare di sbarcare il lunario da sola con il suo piccolo stipendio. Ed insomma si parla di quelle problematiche che affrontano un po' tutte le donne quando si ritrovano troppo sole ad un certo punto della loro vita. Comunque vorrei dire che non è un romanzo drammatico, anzi ho cercato di renderlo piuttosto divertente. Diciamo il tema principale del racconto è che Emanuela ha un progetto abbastanza difficile da realizzare e sarà aiutata ad un certo punto della storia da una contessa che... Quella, una contessa? Una contessa, sì, una contessa molto bella, un ex top model addirittura. Quindi una persona piena di soldi che poteva aiutarla a tutti gli effetti. Non aiuterà materialmente con i suoi soldi, però le darà molti consigli, perché questa contessa praticamente le insegnerà l'arte di sedurre un uomo. Addirittura? Ai. È una cosa molto... ecco quel particolare che diceva prima Mirtilla. Abbiamo capito, allora non c'è tanto da raccontare in pratica. Quindi è un qualcosa di molto affascinante, molto particolare da leggere approfonditamente, penso. Magari, certo, torno, ti invito a farlo. Ecco, sì, va bene, non vi svelo il finale. Comunque diciamo che queste due figure, Emanuela e la contessa, poi sono due personaggi completamente opposti che unendosi creano delle scene abbastanza esilaranti, e alla fine magari forse il miracolo accadrà, forse Emanuela ci riuscirà. Comunque non... ci saranno delle sorprese, ecco, non vi dico altro. È chiaro. Io volevo fare una domanda, scusami. Visto che l'Italia attualmente si trova in crisi e quindi diciamo è difficile vendere commercialmente una qualsiasi cosa, come mai l'hai scritto in italiano e non l'hai scritto in lingua francese, visto che vivi in Francia, oppure magari in lingua inglese, visto che hai vissuto in Inghilterra? Sai, scrivere in una lingua straniera non è semplice, non basta conoscere la grammatica, e già anzi scrivere nella propria lingua comunque è un lavoro piuttosto articolato, molto complesso. Io mi sentivo molto più a mio agio nella mia lingua natale, nell'italiano. No, era una domanda così veloce, giusto per comprendere il particolare, perché normalmente quando uno scrive un libro oppure comunque ha un prodotto da vendere, cerca di mettere quel prodotto, identificarlo in qualcosa che può essere vendibile a 360 gradi. Invece questo qui è uno dei libri italiani e viene venduto in lingua italiana. Automaticamente fa parte della nostra cultura, perché non dobbiamo dimenticarci che l'italofonia è una cosa che non esiste solo in Italia, esiste anche in Svizzera, esiste il Ticino, quindi la Svizzera italiana, e fa parte della Costituzione svizzera come lingua. Di conseguenza, dopo l'Italia c'è la Svizzera, che usa questa lingua a tutti gli effetti. Certo. E dobbiamo comprendere che ci sono 60 milioni di italiani che vivono all'estero che usano questa lingua. Di conseguenza è un mercato abbastanza ampio, a differenza di quello che abbiamo detto precedentemente. Solo che chiaramente la casa dovrebbe pubblicizzarla e divulgarla un po' dappertutto. Giulia, cosa ne dici? Certo, noi stiamo cercando di pubblicizzare molto anche all'estero, perché come dici tu ci sono 60 milioni di italiani all'estero, quindi è ovvio, stiamo cercando di allargare il mercato. Poi si sa anche che in Italia il mercato del libro purtroppo è in crisi, e purtroppo in Italia si legge poco, questa è una realtà. Si è tolto l'abitudine purtroppo, sì, di leggere, purtroppo. È una cosa che non dovrebbe succedere, ma... è il discorso che si faceva tempo fa, bisognerebbe educare le persone, no? I bambini e i grandi a leggere. E io so però con certezza, Giulia, che il tuo libro, il tuo romanzo è stato divorato nell'arco di un giorno e mezzo, quindi è uno di quei romanzi che bisognerebbe veramente leggere, perché ti affascina e ti acchiappa, come dico io, no?
Addirittura, quindi Sì, sì, veramente da sì, sì. leggere a questo punto. Certamente, certamente. Niente, mica fare qualche presentazione in Svizzera per caso, Giulia? Ci stiamo organizzando perché il libro è uscito il 4 luglio e quindi poche settimane fa. Pochissimo, certo. Per cui ci stiamo organizzando, ci saranno delle presentazioni in Italia innanzitutto e poi certo mi farebbe molto piacere venire anche in Svizzera. Si vedrà man mano, pian piano. Quindi in pratica tu in questa tua scrittura racconti un'esperienza di una persona italiana che è emigrata e di conseguenza si è trovata ad essere italiana all'estero, giusto? E in un certo senso hai raccontato le situazioni in cui ti sei trovata, in cui questa figura immaginaria si è trovata e laddove questa persona stessa, immagino, trovandosi all'estero, era considerata straniera, tornando in Italia dopo tanto tempo si sentiva straniera anche in Italia perché la gente diceva è arrivato il francese oppure è arrivata l'inglese o quello che era a seconda del periodo di quando tornavi, giusto oppure no? Qual è stata la tua esperienza in merito? La protagonista del romanzo in realtà rimane a Cannes, non si parla dell'Italia perché tutto si svolge nel corso dei 2 mesi, quindi non si parla dell'Italia. Io Ho capito. da italiana all'estero ti posso dire che effettivamente quando vado in Italia mi sento un po' straniera, mi sento un po' straniera, non mi sento italiana al 100%, ma non mi sento nemmeno francese, quindi purtroppo non dico che ho perso la mia identità. Ma è vero che non guardando la televisione in italiano, non leggendo molti i giornali italiani, insomma, non diventa un po', non si sa se si è carne o pesce, se, è un po' difficile, sai, la situazione dell'italiano all'estero. Ma ti ripeto, nel libro tutto si svolge nel giro di 2 mesi, si svolge tutto in Francia. Ho Ecco, tutto capito. in Francia. Ascolta una cosa, Giulia, questo libro tu perché l'hai scritto? Per capire le donne, per far capire agli uomini meglio la mentalità della donna? Cioè, è un insegnamento che tu vuoi dare? In realtà, non era questo. No, io non volevo dare nessun insegnamento, è lo scritto Consigli, una consigli, storia. chiamiamoli, ritiro il termine, scusami, ritiro il termine, cioè cercare di far capire agli uomini come è possibile poter comprendere meglio la mentalità della donna, il carattere della donna. Oppure chiedo scusa Vabbè, per far capire meglio come funziona il tutti mi cervello stanno della donna. dicendo, gli uomini che lo hanno letto, tutti gli uomini che lo hanno letto mi stanno dicendo che grazie a questa lettura riescono a capire un pochino di più la personalità delle donne e il loro modo di pensare. Ma è una cosa per me inaspettata perché quando l'ho scritto non volevo dare nessun insegnamento, volevo solo divertirmi e non pensavo affatto che sarebbe piaciuto agli uomini, pensavo che sarebbe stata una storia indirizzata di più ad un pubblico femminile. Invece, con Invece, grande sorpresa ci stiamo accorgendo che sta piacendo molto anche agli uomini, quindi è una bella sorpresa. ma sì, perché gli uomini chiaramente vogliono comprendere il cervello della Come? donna, come abbiamo detto prima, Come? perché ogni donna è diversa, è molto difficile da comprendere da parte dell'uomo una donna, Siamo perché, difficili, io sono d'accordo, siamo cioè, difficili. io sto parlando da uomo, chiaramente, voi siete donne, di conseguenza, adesso non è che apriamo un discorso tra uomo e donna, il dialogo in generale, voglio dire, però per un uomo, guardate, ve lo Sei in dico da uomo, è minoranza, poi molto, molto, molto difficile sei in minoranza, entrare. stai dicendo? Sei in minoranza in questo momento. Attento, Come, Antonio, hai 2 donne contro. come? Sei in minoranza, stai dicendo Eh Giulia in sì, per questo questo io mi devo stare zitto, momento. devo ascoltare, però Ah chiaramente no, puoi volevo in un certo parlare, vai. senso giustificare il fatto che molti uomini non riescano a comprendere bene le donne, perché le donne hanno pensato avanti, prima che l'uomo arrivi a pensare a quella cosa, già sono arrivate alla conclusione le donne, almeno penso che sia così, eh. Sì, ma infatti io ho parlato con qualcuno che ha già letto il libro e che inizialmente magari poteva avere qualche perplessità, no? Dice, ma questo è un libro, appunto, come diceva prima Giulia, rivolto esclusivamente alle donne. Però se si tratta appunto di entrare nell'animo della donna, nei suoi sentimenti, nei suoi modi di pensare, le sensazioni.
è una maniera come un'altra per far sì che un uomo riesca a comprendere meglio il cervello, un po' pazzoide se vogliamo, della donna. No, non è pazzoide, comunque è un cervello calcolatrice, io così lo identifico. Ma io ti dico una cosa, Antonio, perlomeno questo è il mio modo di pensare, poi vorrei che Giulia desse anche lei un giudizio. Io sono convinta che tra uomo e donna la donna non perde mai completamente la testa. Sì, certo. Nel senso che anche in determinate situazioni, stiamo in una fascia protetta, quindi non posso aggiungere altro, chi vuole intendere intenda, anche in certe situazioni comunque la donna un minimo di razionalità, un minimo di presenza in se stesso ce l'ha, l'uomo invece no. È l'uomo giusto? È più ingenuo, più spontaneo, insomma. Sì. Tu che ne pensi, Giulia? Io la penso come te, è vero che noi siamo molto di testa, ragioniamo mille volte prima di fare una cosa, gli uomini invece sono più istintivi, però di lì a dire che siamo calcolatrici, no, dai Antonio, no. No, ma nel senso che comunque l'uomo è spontaneo, come dite voi, è istintivo. Sì. Mentre invece la donna, se fa qualcosa, come diceva Mirtilla, fa la cosa perché è pensata, usa il cervello. Questa è la differenza. E non lo perde mai il cervello, anche in momenti in cui dovrebbe effettivamente perderlo. Infatti, cerca di capirmi, Antonio. No, ho capito quello che vuoi dire, ci mancherebbe altro, non c'è tanto da entrare nei particolari, però voglio dire, è calcolatrice nel senso che non si perde nei labirinti, in pratica. Certo, infatti. Volevo fare una domanda per voi. Sì. Diciamo che allora, le donne molto spesso per le donne le conseguenze sono più pesanti che per gli uomini in diverse situazioni, e forse anche dovuto a questo il fatto che noi pensiamo di continuo e cerchiamo sempre di capire quale sarà la conseguenza di quest'atto, cosa diranno di me dopo. Non penso che gli uomini devono sempre porsi questa domanda, ecco. Certo, vabbè, chiaro. No, volevo farti una domanda diversa per tornare al discorso di prima. Io conosco diverse persone che scrivono libri, persone addirittura che non sanno neanche leggere e scrivere, eppure li scrivono perché hanno amici che li aiutano ad aggiustare le forme e gli errori grammaticali. E ogni persona di queste che ho conosciuto mi diceva che la lettura per loro è come un toccasano per l'anima, per rilassare la mente, in pratica. Tu scrivendo, quale sensazione provi? Io sono d'accordo con il fatto che la lettura sia un toccasana per l'anima, questa è una cosa sicura. Io praticamente non guardo quasi mai la televisione, io o leggo o scrivo. E a volte anche le due cose, mentre scrivo un libro poi mi fermo, inizio a leggere un pochino e fa benissimo, è una mia sensazione personale, ma io mi sento bene solo quando leggo e quando scrivo, e è un modo per aprire la mente, per viaggiare, per conoscere luoghi in cui magari non si potrà mai andare. Sai, io ho letto tanti libri che si sono svolti a New York o a Barcellona, sono dei luoghi in cui sogno di andare, e fa un bene dell'anima leggere, è sicuro. E quando scrivo mi sento bene, ma perché è la mia passione, poi ognuno ha una sua passione nella vita, e la mia è la scrittura, potrei scrivere anche tutta la notte, e non sentirei mai la stanchezza e andrei sempre avanti. Quindi in pratica è come se ti sentissi a sollevare dal mondo, del posto in cui ti trovi, e viaggiare attraverso la fantasia della lettura e trovarsi in posti diversi con quello che avresti voluto vedere o fare, in pratica. Certo, sì. Viaggiare con la mente, svagarsi, uscire un po' da questa realtà. È vero, viviamo in un mondo difficile, ci sono talmente tanti problemi, è anche un modo per tagliare un po', per staccare la spina e pensare ad altro. Certo, chiaramente.
Io credo che la lettura, cioè conosco tantissime persone che, appunto, come hai detto te, Giulia, non sanno magari chi è Totti, non sanno chi è la Firilli, non sanno il nome dei personaggi più importanti nel mondo dello spettacolo, ma hanno divorato, perché divorano appunto libri dalla mattina alla sera, e loro sono soddisfatti di questo, perché appunto, come hai detto tu prima, attraverso il libro si può viaggiare con la mente, si può sognare, si può andare dove si vuole, basta appunto prendere un libro particolare, tu te lo leggi, a parte poi che è rilassante effettivamente, no? Perché lo si può leggere in un qualunque posto, su una poltrona, a letto, su una sdraio, te lo porti in treno. Io vado a lavoro con i mezzi pubblici, vado a lavoro in pullman, e tutte le mattine, ecco, apro il mio libro e leggo una ventina di minuti fin quando non arrivo a casa, non arrivo al lavoro, appunto. Una domanda che non c'entra niente: che lavoro stai svolgendo adesso in Francia? Io lavoro in un'agenzia immobiliare, sono assistente commerciale in un'agenzia immobiliare. Come vedi, non solamente le donne sono curiose. No, a questo punto vorrei ritornare al discorso della lettura. La differenza tra leggere un libro e guardare un film in televisione o al cinema è che quando si legge un libro si ha la possibilità di fermarsi e riflettere su quello che si è letto passo per passo, mentre quando si guarda un film, quello è, non puoi mettere la pausa, a meno che non è registrato. Non è registrato, certo. Però ci sono persone che chiaramente si fanno travolgere e leggono più velocemente il libro di guardare il film stesso, in pratica. Voglio dire, dipende da come viene interpretata la lettura, però è importante leggere, perché attraverso la lettura si allena la mente. C'è da dire anche un fatto, Antonio, che spesso i film che vengono fatti vengono tratti magari da libri, però spesso noi sentiamo dire o diciamo noi stessi sì, ho visto il film è stato bello, però è stato molto più bello il libro, perché le sensazioni, le emozioni a volte che ti dà uno scrittore non te lo dà l'attore, perché non riesce a trasmetterti quello che in quel momento invece lo scrittore ha voluto mettere su un foglio di carta, no? Nero su bianco. Spesso l'abbiamo sentito dire: ho letto il libro, era molto più bello che non il film, perché è difficile, secondo me, anche trasmettere quello che uno scrittore, un cantautore, una persona che comunque ha partorito in un certo senso qualcosa da dentro, è difficile poterlo poi interpretare. O farlo, certo, interpretare. Il particolare, se vuole mettirla, che è stato dimostrato da psicologi, eccetera, che tutte le persone che leggono lentamente non riescono a stare al passo della mente, e quindi nel momento in cui leggono, purtroppo, la mente pensa oltre, perché non sta ad aspettare il fatto che uno legge un po', sì, in effetti, e come, eccetera, eccetera. La mente ha bisogno di una lettura veloce, perché così, in quel modo, segue la lettura stessa. Allora, cosa succede? Che molti, purtroppo, siccome non sono abituati a leggere, magari leggono il primo paragrafo, dopodiché si stancano perché si mettono a fare qualcos'altro, oppure magari qualcuno usa la lettura per dormire la notte, per addormentarsi, e quindi la testa non reagisce molto. Ecco perché bisogna continuare a leggere continuamente. Certo. In questo modo chiaramente si allena l'occhio, si allena la mente, si diventa più veloci nella lettura stessa, e quando andiamo a scrivere possiamo permetterci di scrivere in modo più adeguato, perché attraverso la lettura viene automaticamente la scrittura fatta per bene, in pratica. Certamente. Un'ultima domanda, Giulia. È vero che questo romanzo, diciamo, è uscito da poco, ma hai già, cioè, di norma, perlomeno io con il carattere che ho, finita una cosa penso già, o ancora prima di finirla penso già a quello che devo fare il giorno dopo. Tu stai già pensando a un prossimo romanzo? Io ci sto pensando attivamente, sì. Diciamo che ho anche iniziato a scrivere qualcosa, però aspetto di vedere cosa succederà con questo romanzo, per i problemi che abbiamo detto prima, per i problemi che si legge poco, purtroppo. Dunque vedremo come funzionerà il romanzo, se si vende bene, se molti se lo apprezzeranno oppure no.
E comunque io sto preparando qualche altra cosa, ma soprattutto perché a me piace scrivere, ecco, perché senza scrivere non mi trovo, quindi qualcosa comunque la devo scrivere. Poi comunque si vedrà. Mi piacerebbe certo ovviamente che diventasse la mia professione, non posso dirti no, 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 non mi piacerebbe. In pochi vivono della scrittura, questo è sicuro. Noi oggi parlavamo, quando ci siamo sentiti nel pomeriggio, che la settimana prossima dovrebbe venire, dovrebbe, viene, non dovrebbe, viene Pratinet in studio qui di Radio Free Station. Lui è un amante della lettura, è un amante soprattutto critico, diciamo che infatti la cosa mi spaventa moltissimo, no? Perché Da che ora ci comunque sarà Pratinet? è un'ora, guarda, sarà di mattina alle 10 e quindi, cioè, so che Pratinet, insomma, è un personaggio molto preparato, è stato un giornalista, ha scritto dei libri, ora si è messo addirittura a cantare. E dovessi proporgli, cioè non dovessi, sicuramente parleremo di lettura, gli chiederò se conosce il tuo libro e soprattutto gli dirò se non lo conosci, prova a leggerlo, magari imparerai qualcosa in più rispetto a quello che fino ad oggi hai imparato nella vita attraverso anche il frequentare, no? Persone importanti nei vari studi televisivi. Ma tu mi devi fare una promessa però, che se mai dovesse leggerlo e se mai dovesse, non so, invitarti per conoscerti, ci andresti? Oh, certo, mi piace moltissimo Platinetto e trovo che è un personaggio estremamente coraggioso, soprattutto per l'Italia, per un paese come l'Italia. Quindi certo, se dovessi invitarmi ci andrei di corsa. Allora, io cercherò di vediamo, non dipende da me, quindi però e sicuramente il tuo libro io lo proporrò. Mi chiederò: l'hai letto? Visto che lui ogni tanto fa queste domande, no? Hai letto, che conosci questo libro, conosci questo scrittore? E io chiederò: conosci questa scrittrice? Voglio vedere quello che mi risponde. Te Ok, lo farò grazie sapere. mille. Lui c'ha sempre la risposta comunque esatta in qualsiasi momento, perché Sicuro. c'è una fantasia tremenda quella persona. Infatti mi terrorizza, guarda, mi No, vabbè, terrorizza. l'importante è che non lo fai notare, perché se penso che se lui nota che tu inizi ad avere paura, lui prende in mano la situazione e combina quello che vuole. Infatti, allora mi stava chiedendo, ti faccio una domanda che mi è stata chiesta da Daniele, che sto leggendo soltanto ora. Visto che tu non ti trovi molto bene in Italia, no? Come un italiano vero, nel senso, insomma, che non ti senti né pesce né carne, cosa ne pensi degli uomini e delle donne italiane? Chi dei due sessi, ti ha deluso maggiormente? Io ti dirò, nessuno dei due, dell'Italia quello che mi manca di più sono gli italiani intesi, donne e uomini. Mi manca, in Italia ci sono tanti problemi, è vero, per certi versi non è un paese organizzato come i paesi del Nord Europa, però il popolo italiano è un popolo unico e lo posso dire davvero perché per aver girato, per aver vissuto in altri posti. Siamo un popolo talmente generoso, sempre allegro nonostante tutto, e non potrei mai dire se preferisco gli uomini italiani o le donne, nel senso che la simpatia e la loro generosità mi mancano, mi manca tutti i giorni, davvero. Ho capito. Allora, il tempo è quasi scaduto. Io Ah, direi ok. di, sì, direi di salutarci, Antonio. Ok, va bene. Vuoi fare un'altra domanda, te? No, io volevo solamente sapere, visto che comunque in Francia ci sono tantissimi, ma veramente tanti italiani, se gli italiani che sono in Francia non sono socievoli e non sono aperti al dialogo come quelli che vivono in Italia, in pratica. Questa è la domanda che volevo fare. Quelli che conosco, diciamo no, sono rimasti, hanno conservato comunque il loro modo di essere italiani. È difficile comunque scrollarsi di dosso l'italianità, no? Anche se si vive da anni fuori. Poi certo io mi trovo sulla Costa Azzurra, la Costa Azzurra ti devo dire è una regione un po' particolare, è un po'
po' snob, molto chic, sai, non è molto semplice adeguarsi a questo stile di modo di pensare. Però gli italiani che ho incontrato qui, e devo dire che ce ne sono anche tanti, soprattutto a Nizza, sono rimasti come li vedo in Italia, ecco. Ok, non questa era la domanda che volevo sapere. Il loro modo di essere, no. Certamente. Noi, Giulia, ti ringraziamo, ti facciamo tanti... Io non so più se dire in bocca al lupo e rispondere crepi, perché noi abbiamo avuto la Tiziana Rivale qui in diretta, Antonio, e mi ha detto che non si usa più dire in bocca al lupo e la persona deve dire crepi, no, devi dire grazie. Devi dire grazie, sì, perché sai, l'ho sentito anch'io, me lo dicevano proprio ieri, mi spiegavano che noi almeno io che vivo qui in Svizzera queste cose qui non le sento più, perché qui vivo in Svizzera non si usa, è diverso. Io volevo farti comunque gli auguri oltre all'in bocca al lupo, perché so che conosci Mauro Torta, e se Mauro Torta ha parlato bene di te, è segno che ha letto il tuo libro, è segno che realmente il libro è da leggere. Certo, quindi è un bel complimento. Ti ringrazio, Antonio, ringrazio anche te, mia Stella, siete stati veramente gentilissimi ad invitarmi. Grazie a te. Spero che ci risentiremo presto, e ringrazio i vostri ascoltatori che sono intervenuti e tutti gli ascoltatori di Radio Free Station. Eventualmente ci possiamo sentire da settembre in poi nel programma che riprenderemo, visto che vivi in Francia e fai parte degli italiani all'estero. Vedremo un po' in futuro, dai. In ogni caso, in bocca al lupo, e si risponde? Grazie. Grazie Antonio, grazie Mirtilla, a presto. Prego. Grazie a te, ciao, un abbraccio, un baciotto. Ciao, 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 ciao. Ok.